Buon martedì a tutti voi e grazie di essere qui. Vediamo insieme le nuove anticipazioni di Terra Amara per scoprire cosa succederà nelle prossime puntate. Prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale se vi va e se volete ricevere altre anticipazioni e di lasciare un mi piace al video se è stato di vostro gradimento. Detto questo, iniziamo! Zuleia si reca ad uno strano appuntamento con Fikret, che l'ha invitata a fare una piccola uscita insieme per poter parlare. I due si incontrano in un locale e Fikret spiega alla moglie di Demir che lui non ha mai avuto intenzione di far del male a qualcuno. Vuole porre fine a questa guerra che ha scatenato e dice che per far sì che ciò accada gli basterà che Demir riconosca che suo padre ha commesso un errore e che si pente di ciò. Poi potrà lasciare il paese e riprendere serenamente la sua vita. Zuleia ascolta attonita e si stranisce ancora di più quando il giovane le prende una mano. La giovane però non sa che è caduta in una trappola. Fikret e Umit, infatti, sono d'accordo. Tant'è che mentre Fikret e Zuleia parlano, la dottoressa, che si è ben nascosta nei paraggi, gli scatta delle fotografie. Purtroppo per loro però le cose non vanno come previsto, perché proprio mentre Umit scatta le fotografie, arriva Ali Rakhmet che le strappa la macchina fotografica dalle mani e furioso le rivela che sa tutto. Sa della sua storia con Fikret e sa della sua relazione con Demir e del fatto che vuole distruggere la sua famiglia. Ali Rakhmet invita la dottoressa a fermarsi, prima che per lei sia troppo tardi, perché se non lo farà, lui gliela farà pagare molto cara. Umit gli conferma che ha avuto una storia con Demir, ma gli racconta che l'uomo le ha fatto anche tante promesse. Poi gli chiede come faccia a sapere tutte queste cose e Ali Rakhmet le risponde che lui, dato anche il paese, viene a sapere sempre tutto. Quello che le nasconde però è che a dirgli tutto è stata Sevda. La donna infatti si è rivolta a Fekeli per chiedergli un aiuto in questa situazione così difficile. Gli ha rivelato che Umit è sua figlia e che ha intenzione di separare Zuleia e Demir perché si è innamorata di quest'ultimo. Nel frattempo, Zuleia incontra l'investigatore privato che sta facendo delle ricerche su Fikret e che le dice che ha scoperto qualcosa di molto importante. Effettivamente, Fikret non è figlio di Musa Fekeli, il fratello di Ali Rakhmet con il quale era sposata sua madre, perché i due non hanno lo stesso gruppo sanguigno. Quindi si fa più probabile il fatto che Fikret sia davvero figlio di Adnan Yaman. Dopo questo incontro, Zuleia va da Demir per mostrargli proprio il documento dove c'è scritto che Fikret non è figlio di Musa. Ma purtroppo Demir, quando sente che si è vista con Fikret senza dirgli nulla, va su tutte le furie e si arrabbia ancora di più quando scopre che lei sta facendo delle ricerche di nascosto. Tra i due si scatena una bruttissima lite, durante la quale Zuleia spiega che se sta facendo ciò è solo per proteggere la sua famiglia. Ma dato che Demir non placa la sua ira, poco dopo, offesa, va via. Intanto, alla tenuta Yaman, Gulten svela a Sevda che ha capito che tra Omid e Demir c'è stato qualcosa di segreto e che vorrebbe dire tutto a Zuleia. Sevda le risponde che non deve dire nulla a nessuno e si dice sicura che Demir non abbia tradito sua moglie, visto che la ama tantissimo. Haminè ascolta la conversazione tra le due donne e quando arriva Zuleia farfuglia qualcosa riguardante proprio Umit, ma la giovane non le dà peso. Ali Rakhmet va da Fikret. È arrabbiatissimo perché ha scoperto che era d'accordo con Umit per distruggere la famiglia di Demir. Sa bene che aveva incaricato la dottoressa di scattargli delle foto mentre era con Zuleia e gli rinfaccia di star facendo un qualcosa di veramente vergognoso. Fikret lo accusa di voler proteggere Demir, ma Fekeli gli precisa che non è così, ma lo invita a lasciar subito il paese.
tornare in Germania e sparire da lì una volta per tutte. Così, poco dopo, Fikret si presenta in azienda e davanti a tutti gli operai riconsegna le chiavi ad Ali Rakhmet, dicendo che tra di loro non c'è nessun legame di sangue, augurandogli buona vita con Demir e annunciando che sta andando via. Fekeli ci rimane malissimo, anche perché, nonostante tutto, tiene molto a Fikret e lo ritiene comunque suo nipote. Tornato a casa, però, incontra un avvocato, al quale dà l'incarico di togliere al giovane tutti i beni che gli ha intestato. Poi dice a Cetin che ormai gli è rimasto solo lui e il ragazzo gli promette che mai lo abbandonerà. Mentre torna dall'azienda, Fikret ha un problema con la macchina, che si ferma di colpo. In quel momento passa proprio Mushgan, che sta andando a lavorare. I due si mettono a parlare e il giovane le racconta di tutto quello che è successo con Ali Rakhmet e di quanto sia deluso da lui. Mushgan prova a farlo ragionare, gli dice che lo ama e gli chiede di iniziare una nuova vita insieme altrove, lontani da Chukurova. Fikret naturalmente accetta e le dice che andranno via senza dire nulla a nessuno. Mushgan però non è d'accordo, anche perché vorrebbe parlare della sua partenza con Ali Rakhmet. Gli vuole troppo bene e non vorrebbe mai sparire nel nulla senza avvertirlo.